Prego, chi ha chiesto di intervenire? Moronese. Io vi ringrazio, sarà un po' di stanchezza anche con queste audizioni perché veramente rimango basita, perché di tutti gli auditi praticamente nessuno, ma nessuno fa accenno a quella che è la volontà popolare. L'esito referendario del 2011 ha stabilito che il servizio deve essere pubblico ed è compito di questo Parlamento attuare la volontà popolare. Ora voi come società pubblica dovreste non solo evidenziare e tener conto di quello che è l'esito referendario, ma eventualmente dare supporto, critiche, suggerimenti su come attuare l'attività pubblica. Sentir dire che la gestione deve essere data al privato, all'attività imprenditoriale, quando esattamente il contrario di quello che si è deciso, lo trovo estremamente grave. Fra l'altro, parlando dei costi, perché si parla solo e sempre esclusivamente dei costi che ci sono e sono anche notevoli, anche per le infrastrutture, per gli investimenti, ma è il principio base, perché altrimenti non riusciamo mai a fare un discorso. Se deve essere un servizio pubblico, perché il bene dell'acqua è un bene comune, essenziale, vitale, che deve da garantire come diritto umano a tutti i cittadini, allora significa che se ne deve far carico, per quanto ci riguarda, lo Stato. Quindi anche il discorso che lei faceva, che è stato purtroppo stravolto nel testo, sul quantitativo minimo da garantire, è perché si vuole attribuire il costo ai cittadini, quando questo costo è da attribuire, secondo noi, allo Stato. E chiedevo un suo parere al riguardo. Per quanto riguarda l'affidamento, però, cioè io adesso potrei parlare anche di tutti gli altri articoli, ma se lei è proiettato dal dire che la gestione deve essere privata, io qualsiasi cosa le potrei dire per commentare ogni parte di questo articolo, di questo testo, che per noi è pessimo, anche per lei, ma per motivazioni diverse, non saprei che dirle, perché partiamo proprio dalle origini che si è sbagliato. Il popolo ha deciso che deve essere un servizio pubblico e noi tutti, voi compresi, dovremmo trovare le soluzioni migliori. Quindi magari mi sarei aspettata qualche osservazione, innanzitutto partendo da questo presupposto del rendere, che sarebbe stato giusto rendere servizio pubblico, e su come poter attuare un servizio pubblico efficiente, così come meritano i cittadini italiani. Grazie.